Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di due cinesi, Meizu M1 Note e Xiaomi Mi Note. Due nomi molto simili, per cui sappiate che mi confonderò spesso tra i nomi e farò casino perché è veramente complesso riuscire a parlare di questi due dispositivi. Cercherò di dire Meizu per il Meizu e Xiaomi per lo Xiaomi, in modo da non confonderci. Partiamo dal presupposto che sono due dispositivi molto simili a prezzi molto diversi. Questa è la mia considerazione personale. Abbiamo due dispositivi dalle dimensioni comunque, ripeto, simili. Ovviamente avendo un 5.7 pollici di display, lo Xiaomi rispetto al 5.5 di Meizu è leggermente più alto e leggermente più largo, però veramente di pochissimo, mentre a livello di spessore abbiamo uno spessore molto ridotto per Xiaomi rispetto al Meizu. Per quanto riguarda la costruzione, abbiamo due dispositivi costruiti benissimo, materiali leggermente più premium e più curati su Xiaomi, in quanto abbiamo il display leggermente stondeggiato in stile iPhone Lumia 930 o non so, altri dispositivi che avevano questo stile di display. Una cornice in acciaio inox, secondo me, anche se si parla di alluminio, molto resistente, lo sto usando senza cover e non ha neanche un piccolo graffietto. La battery cover in plastica, che però migliora rispetto a quella di Xiaomi, secondo me sembra quasi vetrata, però è plastica. Per quanto riguarda il display, invece, abbiamo un Full HD su entrambi i dispositivi. Un Full HD molto bello su entrambi i dispositivi. 5.5 pollici Meizu, 5.7 Xiaomi. Andiamo subito a prendere le nostre immagini. Andiamo quindi a prendere i neri su entrambi i dispositivi. Farò un po' un confronto abbastanza rapido per farvi capire questi due dispositivi. Se poi volete maggiori informazioni, vi rimando anche sulle singole caratteristiche, vi rimando alle singole recensioni. Per quanto riguarda i neri, preferisco quelli di Xiaomi, più scuri, più puliti, diciamo, rispetto a quelli di Meizu che sono tendenti al blu, ecco. Per quanto riguarda i bianchi, anche qua due bianchi ottimi su entrambi i dispositivi, preferisco leggermente quelli di Xiaomi che sono un po' più luminosi. Per quanto riguarda i colori, invece abbiamo su entrambi i dispositivi dei colori molto vivaci, molto luminosi, bellissimi, però Xiaomi ha un rosso un po' più vivace, cosa che preferisco sinceramente rispetto al Meizu. Però come potete vedere abbiamo dei display bellissimi su entrambi i dispositivi, quindi nulla da dire a livello di display. Per quanto riguarda la ricezione, qui invece abbiamo uno Xiaomi molto più prestante, arriva a meno 76 dbm, andate a vedere la singola recensione se non ci credete, mentre Meizu arriva sui meno 100 dbm, sempre con Vodafone, sempre con la stessa SIM, quindi leggermente migliore lo Xiaomi. Meizu invece, che è nella norma, diciamo, ha una ricezione buona, ma nulla di eclatante. Xiaomi invece migliora tantissimo sotto il punto di vista di ricezione, abbiamo una ricezione veramente ad alti livelli. Per quanto riguarda l'audio in capsula, si sente molto bene su entrambi i dispositivi, leggermente più forte su Xiaomi. Anche lo speaker buonissimo su entrambi i dispositivi, molto più forte, fortissimo su Xiaomi. Vi faccio subito sentire con una canzone a caso, faccio partire prima su Xiaomi, su Meizu. Avete sentito come l'audio su Xiaomi sia veramente impressionante. Vi dico solo che, l'ho già detto nella recensione, stavo scattando la prima foto, mi sono spaventato perché ha avuto un fortissimo e a momenti lanciavo dal balcone il telefono. Però scherzi a parte, ha veramente un audio buonissimo, migliorato tantissimo, secondo me è il dispositivo con l'audio più potente in uscita ad oggi che io abbia provato. Quindi questo è un pregio sicuramente di Xiaomi per chi utilizza tanto lo speaker e per chi ha bisogno di sentire bene le notifiche. Per quanto riguarda il browser, abbiamo il browser stock su entrambi i dispositivi.
Devo dire che si comportano molto bene. Adesso qua, avendo la Simbis su Xiaomi in questo momento, non ho la connessione LTE, quindi sarà leggermente più lento. Però entrambi nelle TS si comportano benissimo. Ecco, una cosa che devo dire è che Xiaomi ha lo Snapdragon 801, dual SIM, una micro SIM, una nano SIM, entrambe LTE, quindi potete impostare le LTE su entrambe. Il Meizu invece ha una, due micro SIM e si può impostare le LTE solo sulla SIM primaria, quindi sul primo slottino della SIM. La seconda può andare in Edge se volete. Questa è un po' la differenza, e ha un processore MediaTek per quanto riguarda Meizu, ma vi ricordo che per le caratteristiche specifiche andate nelle singole recensioni. Comunque fluidissimi entrambi i dispositivi, si comportano benissimo, zoom in zoom out si comportano benissimo entrambi i dispositivi, doppio tap anche qua entrambi i dispositivi si comportano veramente molto bene, nulla da dire. Resizing del testo su Xiaomi c'è ed è anche rapidissimo ed è secondo me il miglior browser che si può avere su un dispositivo. Avete visto quanto è stato rapido e ha preso subito il testo senza fare errori con immagini. Nero su bianco, quale preferire? Sinceramente io preferisco leggermente quello di Xiaomi, perché abbiamo dei bianchi leggermente più bianchi e dei neri leggermente più neri, però sono comunque buonissimi entrambi e nulla da dire, quindi ai due dispositivi per il browser, due browser molto buoni. Quello di Xiaomi mi piace tantissimo perché ha un resizing del testo che funziona in maniera impressionante, non ho mai visto un resizing del testo così preciso, quindi anche qua a vantaggio di Xiaomi il browser stock. Per quanto riguarda la fotocamera, apriamo la fotocamera su entrambi i dispositivi e andiamo a testarla subito. La testo come punta e scatta. Se volete avere maggiori informazioni sulla fotocamera, andate nelle singole recensioni. Quindi messa a fuoco e scatto rapidissimo su Xiaomi, veramente impressionante. Su Meizu messa a fuoco leggermente più lenta, scatto comunque rapidissimo anche su Meizu. Andiamo ad aprire le foto. Abbiamo un'apertura della fotocamera migliore su Xiaomi, infatti vedete che prende molto più campo rispetto al Meizu. Foto scattata, aspettate che mi sa che su Xiaomi no, qualità massima anche su Xiaomi, mentre in 4 terzi su Meizu. Abbiamo una luminosità maggiore per quanto riguarda il nostro Meizu, che scatta foto veramente molto buone. Secondo me Meizu a livello software è uno dei migliori Android che possiamo trovare al momento, quindi vedete come ha scattato questa foto con una qualità di luminosità veramente eccellente. Come qualità invece di scatto Xiaomi leggermente meglio, quindi se andiamo a mettere una foto, le stesse foto, sono entrambi sensori a 13 megapixel, su un display più grande si nota questa miglior luminosità per quanto riguarda il nostro Meizu, ma la qualità della foto complessiva effettivamente come risoluzione è migliore quella di Xiaomi, quindi si vede leggermente meglio come foto quella di Xiaomi. Però due dispositivi che scattano foto molto bene, Meizu secondo me migliore dal punto di vista fotocamera rispetto a Xiaomi. Fotocamera frontale che si comporta bene su entrambi i dispositivi, quindi abbiamo due dispositivi che scattano foto di ottima qualità. Adesso qua ho fatto partire un video per sbaglio. Mettiamo la fotocamera frontale, vedete la qualità della foto è ottima su entrambi. Meizu sulla fotocamera frontale tende un po' a schiarire l'immagine, però devo dire che entrambi scattano foto veramente molto buone. 5 megapixel Meizu, 4 megapixel Xiaomi, però vedete anche qua ottime foto per entrambi, leggermente meglio dal mio punto di vista quella di Xiaomi, anche se ha un megapixel in meno. Per quanto riguarda il gaming, andiamo subito ad aprire, chiudiamo il multitasking su entrambi i dispositivi, cioè tutte le applicazioni aperte, e andiamo ad aprire insieme Real Racing 3. Vi ricordo, prima di far partire questo gioco, che abbiamo un entry level da circa 200 euro Meizu e un top di gamma, finché non uscirà la versione Pro, Xiaomi M1 Note con Snapdragon 801 da 450 euro la versione da 16 giga e questo 200 euro circa la versione da 16 giga, quindi capite bene la differenza di prezzo. Facciamo partire i giochi, li sto facendo partire per la prima volta su entrambi i dispositivi, abbassiamo il volume su entrambi i dispositivi.
due display veramente molto belli anche per il gaming. Ovviamente Xiaomi ha un display più grande, ma giudicate voi un po', ditemi le vostre impressioni su questi due dispositivi, tenendo conto che Xiaomi è un top di gamma, ha uno Snapdragon 801 e costa più del doppio. Certo, vi dico subito che la qualità costruttiva di Xiaomi è, più che altro come materiali, è migliore, nulla da dire, non scalda praticamente mai questo Xiaomi, anche se utilizzato tanto. La batteria, ecco, di entrambi i dispositivi si comporta molto molto bene, Xiaomi leggermente meglio. Xiaomi è una batteria che mi porta a fare un giorno e mezzo con uso intenso. Lag nessuno, quindi una giocabilità da top di gamma a tutti gli effetti. Un Meizu che si comporta benissimo. Andiamo a prendere il nostro Xiaomi. Lo sto provando con voi la prima volta. Display veramente bellissimo quello di Xiaomi, così come anche quello di Meizu, però leggermente meglio quello di Xiaomi. Abbassiamo il volume che è veramente altissimo su questo Xiaomi. Fluidità ottima anche su questo Xiaomi, ma lo sapevamo. Andiamo a vedere se sul curvone avremo qualche sottospecie di lag. Ma come potete vedere, anche su questo Xiaomi non si ha nessun tipo di problema di lag. Quindi giocare con questi due dispositivi è molto molto buono. Ecco, una cosa da dire, Meizu quando si gioca, soprattutto nella parte qua, sotto la fotocamera, scalda parecchio. Questa è un po' la pecca del Meizu quando andiamo a giocare e quindi a fare attività intense sul nostro dispositivo. Per quanto riguarda quale telefono acquistare, beh, questo vedetelo voi, io sicuramente preferisco lo Xiaomi a livello di qualità costruttiva, eleganza e dispositivo in sé, perché questo Xiaomi è un capolavoro, è un phablet che si comporta benissimo, ha la possibilità anche di avere, come potete vedere, la possibilità di portare il display, che possiamo scegliere noi la dimensione, se 4,5, 4 o 3,5, per poter usare una mano, cosa che Meizu non ha. Meizu però a suo vantaggio ha il fatto di poter spegnere lo schermo tenendo premuto il pulsante, cosa che non possiamo fare con Xiaomi, ma possiamo solo spegnere dal suo pulsante e accenderlo con uno slide verso l'alto o con un doppio tap sullo schermo, cosa che Xiaomi purtroppo non ha. Quindi per accendere uno Xiaomi dovremo andare a pigiare il pulsante di accensione, oppure possiamo impostare il volume anche come accensione. Sicuramente una ricezione migliore e una qualità software migliore per quanto riguarda Xiaomi, però vale spendere 250 euro in più per questo Xiaomi? Secondo me la risposta, se state cercando un dispositivo comunque bello, perché a me questo Meizu piace veramente tanto, un dispositivo che si comporta benissimo sotto tutti i punti di vista, ragazzi, spendete 200 euro e prendete questo Meizu, che è una bomba, veramente un dispositivo top di gamma mascherato come entry level. Penso di aver detto tutto riguardo a questo confronto. Se volete qualsiasi altro tipo di informazione, fatemelo sapere nei commenti al video, oppure anche sul Trillo o sul nostro sito o su Facebook. Ricordo di mettere un likes alla nostra pagina di Facebook, di seguirci su Twitter, Google+, e anche su Instagram. Abbiamo aperto un nuovo canale pochi giorni fa, quindi venite a seguirci anche lì. Penso di aver detto tutto. Ciao a tutti ragazzi, da Daniele per Spazio Hi-Tech.